Ma allora, quando fanno a questa maniera, la cosa che devi fare è cercare di riuscire a rimanere col cordino sopra fino a che lui non ti dà una risposta diversa. Bene, oggi siamo qui con una nostra amica che ci ha chiamato perché diciamo, ci vuole far vedere un attimo il suo cavallo con cui ha alcuni problemi di gestione. Probabilmente, non lo so, lo guardiamo insieme oggi, probabilmente dovuti al fatto che è molto pauroso. Il cavallo è un arabo, quindi se voi già conoscete un po' come sono gli arabi, tendenzialmente tendono a essere abbastanza facilmente desti estroversi, ok? Quindi desti estroversi, per chi non lo sa, sono quei cavalli che tendono a caricarsi di adrenalina e muovere tanto piedi appena c'è qualche cosa nell'ambiente che li turba. Non la riprenderemo, ok? Perché non vuole essere ripresa, però lei adesso ci spiega un attimino quali sono le sue, diciamo, le sue impressioni, ecco, di questo cavallo. Vai, dimmi. Allora. Niente, ti ho fatto venire qua per appunto i problemi che ha il cavallo. Parlaci un po' di questi problemi. Questo cavallo quanto tempo è che ce l'ho? È un mese. Da quando, diciamo, te quando sei andata a prenderlo l'hai visto già che era Sì. così? Io avevo già visto che aveva problemi, questi lo legavano stretto, ma lui chiaramente quando andavi a mettere le cose si irrigidiva tutto e cercava di Che te sottrarsi. l'hanno fatto vedere anche sellato, mi Sì. immagino. Quindi ti hai notato questa cosa perché quando sono andati a Sì. sellarlo hai visto che c'erano dei problemi che non ti convincevano Sì. tanto. E niente, praticamente poi portandolo qua e provandoli a mettere la capezza, si è visto subito che come gli veniva passato il cordino, lui irrigidiva tutto e si tirava indietro, alzava la testa e cercava di andare via. Poi non solo, quello, qualsiasi cosa che gli passa sopra, sempre a contatto lui ha paura. Come c'ha il contatto, lui tenta Te di. l'hanno fatto vedere anche montato lui? Che Sì, l'hanno fatto vedere montato. tipo di impressione ti ha fatto quando l'hai visto montato? Bruttissima, di un cavallo sdomo, mi ha preso un po' con la forza, tra virgolette, e sellato. Ma era secondo te sotto controllo oppure non era sotto No, controllo? non era tant'è Sotto controllo. vero che la seconda volta, quando io sono andata un po' a sorpresa, quella ragazzetta tra un po' si slogava una caviglia. Ci stava rimanendo incastrata con la staffa, perché il cavallo, come ha messo il piede, è partito a razzo. Quindi l'impressione è di un cavallo praticamente sdomo e Te l'hai pauroso. fatto No, venire no, io non ancora? l'ho Hai montato. fatto bene. Poi dopo vi spiego un paio di cose che devono essere assolutamente controllate prima di montare su un cavallo. Perché un conto è montare un cavallo e starci in qualche maniera sopra, un conto è montare un cavallo e cavalcarlo, che sono due cose completamente diverse. Molte volte, magari come ti è successo a te, si vede che uno, magari temerario, coraggioso o particolarmente incosciente, salta su un cavallo, in qualche maniera ci sta, magari gli sembra essere anche figo starci sopra su un cavallo che fa il matto, però non lo sta cavalcando. In realtà non è che faceva il matto, era proprio, si vedeva rigido, non respirava, le narici sgranate, cioè, Te terrorizzato. l'hai portato a casa e adesso Sì. diciamo. Pur sapendo il problema, l'avevo un po' sottovalutato, perché comunque dicevo sì, vabbè, è pauroso, non è domato, però. Comunque te, nel senso, questo non è il tuo primo cavallo, ce n'hai avuti No. tanti. Ce ne ho avuti altri, però caratterialmente molto diversi. Tutti con una tempra bella forte, quindi è il primo pauroso. D'accordo, allora, adesso lo prendiamo un attimo e mi fai vedere un pochino e poi dopo lo maneggio un pochino io. Ti do la corda lunga perché quando ci sono cavalli che hanno la tendenza a muovere tanto i piedi, come lui, ok? I cavalli possono muovere tanto i piedi per due motivi, o per paura o per gioco. Lui è per paura, ok? Quindi in questo caso la cosa migliore è dargli modo, se vuole, di muoverli i piedi. E quindi la cosa che ti conviene fare, piccolo. Sì, lo so, lo so, lo so. Puzzo di umano, eh? Tranquillo. Guarda.
Leviamo questa corda qui a lei e questa la leviamo, la mettiamo là. Va bene? Ok. Tiè. Sì, fammi vedere quello che fai normalmente. Sì. Vedi, però ora, vabbè, ora è teso un po' per la situazione. Certo, sì, sì, sì. Ok, già questo è buono. Ok, prova a farlo stando anche di lato. Bene, allora adesso portalo vicino al telo, là. Prova almeno a fargli annusare il telo. Ok, ora fai una cosa, fallo muovere un pochino qua in circolo e poi lo porti al telo stando distante però, quindi lo mandi sul telo, via insomma. Sempre col circolo? Sì, lo fai, ti fai fare un giro di circolo e poi dopo lo invii sul telo. Buttala pure in terra la corda, non ti preoccupare, se si sporca si rilava. Tieni in mano anche lo stick però, Tengo. Sì, sì. Sì, lo so, la corda, butta in terra quella che ti avanza e prendi solo quella che ti serve. Cioè, lo string non lo avvolgere così allo stick. Fai che lo string sia completamente sciolto dallo stick. No, di più, proprio completamente sciolto. In modo che non ti si aggrovigli a modo di spaghetto. Esatto. Ok, adesso al prossimo giro cammini verso il telo, fai camminare lui verso il telo e glielo fai annusare. Fermati lì coi piedi, aspetta che ci vada da sé. Ok, ottimo, adesso cambia mano. Vai a sinistra, ti riallontani, lo fai di nuovo girare a sinistra, questa volta, butta in terra la corda che ti avanza. Bravo, butta in terra la corda che ti avanza, non ti preoccupare. Ti dà molti meno problemi se la lasci lì piuttosto che se te la avvolgi una mano. Ok, di nuovo al prossimo giro, quando ti arriva a ore 3, lo invii verso il telo. Bravo, sì. Vai verso il telo, fermi i tuoi piedi e mandi lui. Non lo stimolare, lasciagli il tempo. Ok, di nuovo, vieni via. Ok, ferma. Bravo, lascialo fare, non gli dire nulla. Bravissimo, così. E là. Ora probabilmente si gira verso te e ti fa una domanda. Lascialo fare, lascialo pensare. Quando si gira verso di te gli dici di andare. Se si gira verso di te, altrimenti non fai niente. Ecco, ora, e gli dici di andare. Ok, vedi che mastica? Ok? Disimpegna al posteriore, quindi manda via al posteriore, brava, così. Alza la mano sinistra. Disimpegna al posteriore e manda, alza la mano sinistra.
Ok, forse magari questo non lo sai fare ancora. Ok, bene. Allora, vieni qua. Prendiamo un attimo il cavallo. Allora, io ti posso dire subito che io non lo vedo così, nel senso, probabilmente perché con te lui ha già confidenza. E quindi si fida molto. Allora, questi cavalli qua, per quello che posso vedere io adesso, poi dopo magari ci lavoro 5 secondi e poi dopo ti dico quello che è la mia opinione, povero piccolo. Ai cavalli, per esempio, non gli piace essere toccati nel mezzo alla, mi sono montata sulla coda. Ai cavalli non piace essere carezzati sulla faccia, cioè dopo capiscano che per noi è un gesto, sì, no? Sì, sì. Però all'inizio tendenzialmente non gli piace. Okay? E quello che gli piace di più è essere toccati sul collo, carezzati sul collo e carezzati sul garrese. Quella è la cosa che per loro ha più un senso, perché gli ricorda un po' la mamma quando appena nati lecca sopra il garrese. Beh, io ormai l'accarezzo. Sì, ovviamente. Cioè, poi, come ti ho detto prima, no, quando capiscano che sì, per te è un gesto affettuoso, ma quello è quello che bisogna fare in questi casi qua. Quello che si chiama tecnicamente on demand in time, no? Cioè tempo senza chiedere nulla. Certo, è la cosa più importante. A volte addirittura mentre mangia sto lì fermo. Così. Esatto, quello lì è. Allora, il fatto che lui vada indietro è perché mi vuole tenere in zona 1, ok? Siccome zona 1 è il naso, E siccome i cavalli, se hanno paura di qualcosa, lo vogliono tenere d'occhio con la parte frontale, perché riescano a determinarne meglio la distanza, perché l'unico punto in cui hanno una visione binoculare è è frontale, ok? Per cui se te sei vicino, ti tengano davanti, ok? Se te sei lontano, ti guardano di lato, perché sono pronti per scappare. E allora a quel punto lì non hanno bisogno tanto di vedere quanto sei distante nel centimetro, allora si possano mettere di lato e guardarti con un occhio solo, dicono: appena te ti muovi io scappo. Che è più veloce rispetto che stare così, perché se ti muovi così io prima mi devo girare e poi devo scappare, perché loro non sono dei grandi, diciamo, a meno che te non glielo sviluppi atleticamente, loro non vanno veloce indietro. Ok, quindi quello che possiamo fare in questi casi qui è cercare di alzare la sua soglia di coraggio, ok? Cioè quello che noi nel programma Parelli chiamiamo gioco d'amici, in realtà non è altro che rendere il cavallo più coraggioso. Non è desensibilizzare a qualcosa il cavallo, è renderlo più coraggioso. C'è un po' di confusione in questo. Rendere il cavallo più coraggioso cosa significa? Significa che io lo devo portare vicino al panico, ma non nel panico. E ogni volta che lui va un pochino fuori e riesce, e vedo che riesce a gestirla un po' quella situazione, lo riporto di nuovo dentro la sua zona di comfort. Ok? Perché? Perché a questa maniera, questo esco di casa per 5 metri e poi rientro. Poi esco di casa per 20 metri e poi rientro. Esco di casa per 50 metri e poi rientro. Piano piano fa sì che la sua bolla di confidenza si strecci sempre di più, diventi sempre più grande. E quindi poi, anche quando si verifica qualcosa di straordinario, riesce a gestirlo meglio, perché è abituato a stare in quella situazione e sa come uscirne senza cascare dalla parte di là. Perché quando i cavalli vanno in panico non capiscono più nulla, si possono tranquillamente anche ammazzare o ammazzarti se sei lì accanto e non fai attenzione. E il problema più grosso è che non imparano. Perché dico che è il problema più grosso? Perché se io sto lavorando con il mio cavallo, voglio portare a casa qualcosa, nel senso, se io voglio che il mio cavallo monti sul trailer e devo insegnargli a fare tutta una serie di esercizi per montare sul trailer piuttosto che a stare fermo quando lo sello, piuttosto che qualsiasi altra cosa, darmi i piedi, io voglio arrivare in fondo alla giornata che il mio lavoro è servito a qualcosa e che è rimasto nella sua memoria. Ma siccome quando il cavallo va in panico chiude la memoria, quindi magari fa quello che gli hai chiesto ma non lo memorizza, è ovvio che io quell'ora che ci ho lavorato è come se era meglio se andava al bar, perché tanto non ho portato a casa nulla, capito?
bisogna ricordarsi che quando si lavora con i cavalli, noi si lavora sempre oggi per domani, non si lavora mai per il momento stesso. È per questo che prima si parlava, no, del maniscalco, pareggiatore, veterinario. È per questo che è importante dare un'ottima preparazione, perché non possiamo farla in quel momento lì, quando arriva il maniscalco, il pareggiatore o il veterinario. Non c'è il tempo per poterlo fare, anche perché si presume che quel tempo lì noi lo stiamo pagando al professionista, quindi non è che vogliamo. Quindi proviamo intanto a vedere se lui riesce a affidarsi un pochino di me. Ok, allora la prima cosa che devo fare è fare gioco d'amici con Sergio, con me. E per farlo la cosa migliore è andare via con lui che ti viene dietro, ok? Perché? Perché a quella maniera il cavallo è come se dicesse: ti spingo via io riesco a gestire la cosa, perché vedi che ti sto spingendo via, no? Quella che loro nel branco la chiamano diciamo, è un esercizio che sarebbe guida da zona 5, ok? Che fanno come dominanza. Quindi io me ne vado e mi porto lui dietro, nello stesso tempo faccio un pochino di questo per farlo abituare che questa cosa qua non è nulla, no? Perché se lo faccio subito come l'hai fatto te, lui si impaurisce, questo te lo posso garantire. Ah vabbè, io l'ho fatto subito perché all'inizio facevo anch'io. Fammi una cortesia, esci dal campo visivo della telecamera, così non devo poi dopo lavorare troppo durante il montaggio, ok? E poi perché voglio vedere lui come si comporta quando te non ci sei, ok? Okay? Vedi che lui ha già cambiato la sua opinione, dice: ah, adesso sono qui da solo, che mi potrebbe succedere? Vieni. Da una parte è buono che si fida di me. Sì, sì, assolutamente, almeno vuol dire che quello che tu hai fatto fino ad ora è servito. Beh. Bimbo. Puoi provare a venire, eccolo là, yeah. Bravo, bravo piccolino. Questo non è altro che fare un po' di approccio e ritirata, no? Quindi lo metto un po' in crisi e poi dopo lo rassereno, gli do il tempo un attimo. Solo che un po' lo vedi già. Sì, sì. Ma sono un po' tanto, perché loro sono molto veloci, eh? Sì, quindi molto, vero. Tanto intelligenti. Eccolo là. Bravissimo. Bravo, eh? Bravo, bravo. Allora, vedi, anche qui hai visto come ha fatto lui? Lui è andato indietro, io ho continuato perché non posso dare comodità quando lui sta facendo qualcosa che io non desidero, no? E ovviamente non c'era pericolo, non era impanicato e quindi lo posso fare. Se fosse stato impanicato, no, perché tanto a quel punto lì non servirebbe a nulla. Ok, andiamo. Questi cavalli qui sono così difficili semplicemente perché sono estremamente sensibili, e quindi tutto quello che magari un altro cavallo non ti mostra, lui te lo mostra, perché è estroverso. Estroverso vuol dire che butta tutto fuori, e nello stesso tempo è ipersensibile, che è un po' tipico dell'arabo, eh? Quindi povero piccolino, eh? Bravo. Adesso proviamo a farlo un pochino dal davanti. L'avrai già vista, ma la parte più critica è quella dove a destra. Sì. No, a sinistra. A dove sinistra. Veniva gestito. Avrei dato destra come parte più critica. Anche all'inizio dove gli arrivava qualcosa che fossi io che lo volevo accarezzare, a sinistra andava un paranoico. Strano, no, non mi ha dato quell'impressione lì, però se mi dici che è così, è probabile che sia così. Ecco, io lì non ci sono arrivata proprio per quel motivo, cioè ci ho provato, ma non volevo fare errori. Vieni qua, bravo, vieni.
Vieni, vieni. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Eccolo lì. Bravo. Oh mamma mia, che è successo? Eh? Che è successo? Allora, questo qui lui deve imparare a capire che è il prolungamento del nostro braccio, capito? Ecco sì, perché. Le carezze. Ecco perché. Faccio anch'io. È quello importante. Non sono arrivata a lanciargli il cordicino per via che faceva così. Sì, sì. Non sapevo come. Ma allora, quando fanno a questa maniera, la cosa che devi fare è cercare di riuscire a rimanere col cordino sopra fino a che lui non ti dà una risposta diversa. E di solito fanno abbastanza presto a capirlo. Adesso lo lasciamo un attimo stare. Ecco, bravo, mastica, bravo. Però capisci che non puoi sicuramente montarlo un cavallo così, no, eh? Come fai a montarlo, povero piccolo? Ma infatti non è montabile. Infatti. Siamo d'accordo. Ok. Adesso, e anche sul fatto che hanno fatto un lavoro di merda, hanno fatto delle stronzate. Sì, sicuramente non hanno fatto un ottimo lavoro, no, per quanto riguarda la doma, perché non è normale che se io faccio così su un cavallo, a meno che non sia completamente sdomo, non è normale che si impaurisca così tanto, eh? Piccolo. Tranquillo. Piccolo otto. Piccolotto che è questo cavallino, eh? Bravo cicciolo, bravissimo. Oh. Bravo, Questo non è altro che sempre il solito gioco d'amici, però fatto in movimento. Sempre la stessa zuppa. Bravo piccolino. E qui hanno fatto un pochino di casino nella sua preparazione di base. Bravo, 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 eh? Bravo piccolino. Poi e ci sono dei cavalli che qualsiasi cosa che sia vivo che tu gli metti sopra, sono bravi, qualsiasi cosa che è morto invece fanno casino e viceversa, eh? Per cui se vai con la mano e la carezzi non c'è problemi, se provi a toccarla anche con una canna lunga 6 metri non ci riesci. Chiaramente non è sempre così, però può succedere. Ora, potrebbe anche essere nato così lui. Quello che mi sorprende parecchio è che l'abbiano anche sellato e montato. Perché capisci che ha poco senso, no? Bravo. Non ha molto senso perché no. C'è una regola, no? Che non è scritta, però c'è una regola nell'equitazione naturale che dice così: se non riesco a toccare il mio cavallo con lo stick, sicuramente non è il caso di montarlo. Ma direi. Cioè, se io ero una sprovveduta, cioè mi sarei anche potuta far molto male. Sì, probabilmente sì. Sicuramente con un cavallo così bisogna che un minimo uno ci sappia interagire, perché non è che ti fanno male perché ti vogliamo far male. No, eh? No, poverino, è spaventato. Però sì, può farti male semplicemente perché è spaventato.
Vedi, la zona laggiù è quella peggio. La zona dietro anche peggio. Sì, la zona qua giù è quella peggio. Ma come mai? Allora, considera che tutto quello che te metti come pressione dietro la linea del garrese manda il cavallo in avanti. Okay. E più è indietro, più lo manda in avanti. Okay. Ok? Ci sono dei cavalli che fino a un certo punto... Tranquillo, Ciccio. Fino a un certo punto, per esempio, riescano a sopportare anche una persona. Se però quella persona, mentre che sale, tocca dietro con una gamba, schizzano come delle molle. Sì, infatti, secondo me, quando ci stava rimettendo la caviglia, è successo. È possibile. Quindi in quel caso lì devi andare a lavorare tanto con il gioco d'amici nella parte posteriore. Sì. Chiaramente lui è un po' anche qua, però dipende sempre cosa ci tocca sopra. Sì. Io ho pensato anche che gli avessero fatto venire queste paure. Bravissimo. Da sella, sottoselle, robe varie. Purtroppo, come dicevo a lei prima, non è detto, perché purtroppo non si sa quello che è stato fatto. Però una cosa è certa, se quando te inizi a fare la prima parte del lavoro di doma, trascuri dei particolari, poi quei particolari che all'inizio possano sembrare dettagli, fanno un effetto valanga. E dopo un po' che ci lavori ti ritrovi un cavallo che non lo tocchi neanche più. Infatti non dovrebbero esistere certi allevatori, secondo me. Anche secondo me, però, come tu hai... Bravo, questo volevo. Come hai detto te prima, non c'è una regolamentazione. No. E si mette a fare l'allevatore chiunque. Dai, proviamo a fare qualche cosina da quest'altra parte. Bravo, E ora lo facciamo di qua. Lo facciamo da quest'altra parte. Eccolo lì. Ti do un'indicazione. Per esempio, una cosa, una curiosità, però. Per esempio, una cosa che puoi fare anche invece di stare così frontale e lanciarlo a questa maniera, stai praticamente, lo tieni con l'altra mano e lo lanci così. Ok? Quasi di lato. Perché sei con l'ombelico girato verso l'esterno e quella a volte può servire. Il fatto che lui stia molto vicino a me è per via che fanno un po' così sti cavalli, tendono a venirti addosso, ma non perché vogliono farti male oppure è sicurezza. Esatto, cercano sicurezza, ti saltano un po' addosso come se volessero venirti in collo. All'inizio lui addirittura mi si nascondeva dietro proprio. Sì, lo fanno. Poi quando prendono sicurezza con una persona, quella persona lì diventa un po' la loro mamma, no? Sì. Ogni volta che hanno paura si appiccicano, però a volte si appiccicano troppo e ti fanno male. Ma perché poi alla fine lui è piccolino. Cioè, Sì. È piccolino e non sa, oltretutto. E per fortuna è piccolino anche di mole, perché se fosse un cavallo che è invece più grande ti potrebbe in effetti fare male molto più facilmente, anche questi ti fanno male. Comunque sono sempre 300-400 kg. Sì, e lui un po' che sia sui 380. Sì. Questa parte qua è una parte che devi veramente lavorarci tanto. E quando lui è così che trema un po', aspetti, fai un po' d'approccio e ritirata, aspetti che mastichi, che butti giù la testa. Questa parte qua è la parte più lunga. A me mi è capitato una volta, mi hanno portato un arabo, fra l'altro un signore che è di questa zona. Chi, il Marchetti? Sì. Sì. La sua Daphne. La Daphne. E lei appena arrivata la prima settimana ha detto: questa qui come cavolo faccio? Era schizzata come veramente... Vabbè, quella è egiziana, mi sa, come... Lei è orientale. Lei è orientale, non è egiziana. Vabbè. E egiziani sono... Sono anche peggio, sì. E quindi una settimana solamente a fare gioco d'amici.
Dopo una settimana io ci andavo fuori già in passeggiata da solo. Io da un sdoma. Mese che sto qua. Capito? Si era attaccata talmente tanto che ci sono anche sul mio canale, se vai a vedere. Sì, l'ho visto, sì. Un video. Cioè praticamente ci montavo sopra e sembrava che gli avessi fatto una dose di tranquillante. Ma lì tranquillo. Poi si fidano, vanno. Sì, sì, sono così. Bella la Daphne, io mi c'ero innamorato di quella cavalla lì. È bella, sì. La figliola mi sa che è ancora più bella. Sì? Ha fatto un sacco di Ma ha mandato le foto, ma era ancora piccolina, quindi sì. Sai, visto. Sta facendo morfologia. Ah, Bella veramente. Guarda. Della Daphne mi piaceva tantissimo il carattere, era particolare, era un carattere veramente dolce. Sì, su questi cavalli qui devi lavorarci, diciamo, devi lavorare tanto sulla confidenza. Sì. Perché poi per il resto non hai grossi problemi, perché sono dei fast learner, cioè loro imparano veramente subito. Rapidamente. Sì. Però prima bisogna che ti conquisti un pochino la confidenza. Diceva una mia istruttrice negli Stati Uniti, che è un po' come lavorare con i Mustang, quelli presi proprio bradi. Il primo mese fai solo gioco d'amici, dal primo mese in poi sono meglio degli altri cavalli perché non hanno paura di nulla, li porti dove ti pare, figurati se hanno paura di qualcosa quando li porti fuori, quelli hanno visto già tutto, capito? Però il primo mese, ci credo, chissà come sono. La prima settimana per portargli l'acqua, perché poi con l'acqua riesci a catturare meglio la loro attenzione, no? Perché il cibo lo trovano dove gli pare, l'acqua no. Quindi te diventi un po' la loro fonte di salvezza, perché senza acqua. Allora, a portare la prima settimana gli porti sempre l'acqua te, non hanno l'acqua dentro il recinto, gliela porti solamente te, no? Per riuscire proprio a farli entrare in sintonia. Vedi che già cambia un po' la situazione. Già è vedi? Meglio, sì, però è sempre rigido. Sì, ma lo sarà probabilmente ancora per... Ora, magari se ci lavori te, con te ha già molta più confidenza, sì. Però è probabile che già per le prime tre sessioni sono così. Ragionano in maniera molto semplice. Questa cosa l'ho già fatta e sono vivo? Ok, allora la posso rifare. Okay. Domani la ripresenti, dici, ah, è quella di ieri, tanto non succede nulla, capito? Dopo la terza. La testa. Sì. Cioè, sono così. Diciamo mezzo rilassato. Sì, poi una cosa importante, e insomma, tanto te ne sarai già accorta, è come sei te. Certo. Ok? Perché se te sei rilassato e te ne freghi giusto di quello che succede, se lui fa lo scemo, dice ok, fai lo scemo, poi tanto rientri in te. Loro in tre balletti si mettono a posto, perché guardano te, soprattutto con te che magari c'ha un certo rapporto, sì. Ti guarda, ti fa la, non ti fanno la radiografia, loro ti fanno la TAC, ti fanno, capito? E dicono, ah ok, allora il suo respiro com'è? A posto. Ah, il suo battito cardiaco com'è? A posto. Il suo linguaggio del corpo com'è? A posto. Bene, allora non deve aver paura, capito? Fanno così. Anche addirittura ora hanno fatto degli studi che hanno visto che non solo riescano a entrare in coerenza cardiaca con noi, ma riescono a entrare anche in sincronia con le onde cerebrali. Pensate. Sì, soprattutto quando ci sei sopra. Chissà se è vero. No, hanno fatto delle ricerche scientifiche. Sì, dici proprio. Sì. Se vai sul mio sito c'è un podcast dove lo spiego. Dentro, se vai nella descrizione, ci sono i documenti ufficiali delle ricerche scientifiche. Te poi vai lì, vai alla fonte e ti vai a vedere. Bello. È una cosa incredibile, ma molti avevano già il sospetto che fosse così e l'hanno visto perché nel caso, per esempio, l'avrai sentito mai dire, ci metti sopra un handicappato, sembra un altro cavallo. Sì. Ecco, da lì è nato tutto. Eh sì, è vero, in effetti sembrano che capiscano. Sì. Guarda che è una cosa incredibile, però questa sensazione ce l'avevamo già da parecchio tempo. C'è anche un video che gira, ora non mi ricordo, su Facebook o YouTube,
dove c'è la guardia, quella a cavallo che morde anch'io, sì, l'ho visto, sì. Arriva, non gli fa niente. Te considera che io di questa cosa qua ne parlai con un mio collega e maestro, perché lui è il top per chi piace come a me la Liberty, si chiama David Lichman, è venuto nel nostro centro nel 2018, sembra, e si fece un corso insieme, lo fece lui, gli facevo da assistente, e se ne parlò proprio di questa cosa qua, del fatto che, e lui mi disse, vedi Sergio, ci sono tante cose che sai che funzionano, sai che diciamo accadono, ma non hanno ancora dato una spiegazione scientifica. Certo. E questa è una delle volte. Sono arrivati a scoprire che abbiamo questa capacità, cioè loro hanno questa capacità, si sincronizzano con noi su tutto, onde cerebrali, coerenza cardiaca e linguaggio del corpo. È vero. Di così che ti devono fare. Neanche è se vero, ti... io l'altro giorno ero nervosa perché me ne era successo 10.000 nel frattempo. Sono arrivata da lui per mettermi la capezza, lui ha reagito male. Oh. Infatti ho detto, va bene, vai a giro, non ti tocco, yeah. E ciao. Sì. Adesso riproviamo a fare il giochino, questo qua, però questa volta io voglio farlo stando accanto a te, qua, così, e lo faccio via da te, bravissimo, e adesso lo faccio fra me e te, così, bravissimo, questo cavallo. Poi loro leggano anche molto la frequenza, diciamo la voce, le onde sonore della voce, il parlare a un cavallo. Non è che lui capisce quello che te dici, però gli trasmette un po', certo, come sei te in quel momento, capito? Allora, facciamo da quest'altra parte, dai, facciamo così. Mi raccomando, non montare mai con questi cavalli qui, non montare mai con i tuoi piedi sulla corda. Perché sono capaci in un nanosecondo a saltare via, sì. E magari se te c'hai un piede sulla corda... Di solito la tengo sempre in mano. Allora, è pericoloso tenerla in mano. Anche a volta come si avvolge la longia? O la tieni sempre a soffietto, a codesta maniera, in modo che non c'è problemi se ti va via. Okay. Bravo. O se no è meglio che la tieni in terra. In terra però ti stai... Sì, però facendo attenzione, se ci monta lui non è un problema, ma problema te non ci monta. Suo. È un problema suo se ci monta lui. E cerca di essere sempre molto determinata quando lui ti viene addosso. Quando ti viene addosso il tuo spazio lo devi difendere con i denti. Okay. Dice, ma ci rimane male. La mia mamma diceva... Lo metto accanto al bene se ci rimane male. È un problema suo. Sì. La sicurezza prima di tutto. E mi viene addosso, anche perché sarebbe quello che farebbe la sua mamma. Certo. Hai visto che morsi che gli danno a puledri a volte? Direi. O perché gli fanno male quando puppano, oppure perché hanno paura di qualcosa, gli sbattono addosso e quella, tum, una pedata, pum, un morso. E loro sono molto fisici, quindi sì, se te fai le cose senza rabbia, senza adrenalina, senza... alla fine, cioè, quello che non capisce la gente è che non è che se te metti pressione su un cavallo lui si impaurisce di quello che tu fai, perché fra di loro si danno delle mine che fanno paura. Certo. È come lo fai, ovvio. Capito? Perché se lui mi viene addosso, lui prende una sticcata nel naso, ma non ci rimane male, perché se l'aspetta, lo sa benissimo che se entra nel mio spazio in maniera minacciosa io difendo il mio spazio. Sarebbe la stessa cosa che fa un altro cavallo. Non è, anzi, peggio, perché se lo fa un altro cavallo non prendo una sticcata sul naso, prendo una coppiola, sì. Che c'è una leggera differenza. Però poi dopo 3 minuti li vedi a mangiare insieme lì in terra. La posizione sì, sì. Sì, è sempre sul parola. Pronto a scappare, così treno in partenza. Scappa poco perché voglio vedere come va. Allora, quello che è importante è allora, te considera che il... Non è un problema quando hanno paura così, perché poi cosa succede? Che nonostante che sembrino che siano a uno step prima del panico, in realtà se fanno uno step indietro invece che in avanti vanno nella curiosità. Okay. Capisci?
non è un problema quando hanno paura, perché se te sei bravo a renderlo un pochino confidente, la prima cosa che fanno è che diventano curiosi e cominciano a dire: ah, ganza sta cosa, ma com'è che funziona così? Bravissimo, ok, adesso proviamo ad andare a mettere il naso là, vieni. Una cosa importante è sempre mettersi in sicurezza, quindi te prima l'hai portato e hai fatto bene, perché ti sei messa qui e hai portato il cavallo così, ok? Per cui se aveva paura lui scappava là, non verso di te. L'importante è non mettersi nel mezzo o mettersi, che ne so, io mi metto qui e faccio andare il cavallo lì, perché se ha paura mi viene addosso. Però sarebbe quello che dovrei fare, perché devo lasciarlo libero di sperimentare da solo. E quindi sto qua, ma sto lontano, come ti ho fatto fare a te dopo, no? Ho detto: fai il circolo e portacelo con il naso e aspetta di vedere se lui riesce a metterci il naso sopra. Ce la puoi fare, guarda che ce la puoi fare. Lui adesso tiene più sotto controllo me che quello lì. Di là però vai. Guarda gli occhi. È sgranato. Sì. Perché non capisce. Come sta? Perché non capisce cosa desidero io, eh? Allora, prova a spiegarglielo meglio. Eccolo là, bravo. Perché lui è destro estroverso, però in alcuni momenti va in destro introverso. Quindi si blocca un po', eh? Vedi che non lo guarda neanche? Adesso prova a disimpegnare e lo porto da quest'altra parte. No, non lo guarda, però è come se lo guardasse molto... No, no, ma non lo guarda perché lui in questo momento è più preoccupato di me. È più preoccupato di me che di quello lì, capito? Infatti con te, che lui era più rilassato, l'ha guardato subito. Perché, diciamo, nell'ambiente circostante, quello era il pericolo da tenere sotto controllo, non te. Mentre con me dice: mi sa che devo fare molta attenzione a lui, non a quello. Eccolo lì, bravo. L'hai toccato? Sì, sei stato bravissimo. Sei stato bravissimo, eh? Ok, vieni. Bravo. Di nuovo, di qua. Bravissimo. Bravo. Prova. Prova a vedere che roba è. Dai. Bravo. Sì, ora vediamo se così riusciamo, almeno non lo rompiamo. Ah no. Metti il naso lì sopra. Metti il naso lì. Metti il naso lì. Eccolo lì. Bravo. Si muove. Si muove. Quando si girano a quella maniera ti fanno una domanda, capito? Cosa devo fare? Cosa devo fare? Questo è buono, perché vuol dire che... diciamo che lui sta tentando di comunicare, ok? Quindi quando hanno paura no, non ti guarda neanche. Questo te lo devi fare più spesso che puoi, lui lo deve prendere come se fosse un abbraccio. Bravissimo piccolino, bravo, è stato bravo. Sì. È stato proprio bravo, Hai annusato? L'hai annusato. Vai.
di nuovo. Ok. Bravissimo. Bravo, l'hai toccato con un piede, eh? L'hai toccato con un piede. L'hai toccato con un piede. Le orecchie se li fa toccare? Questa è un'altra cosa che bisogna che ci lavori, eh? Quindi qua parti dalla criniera, vai a carezzare, ok? E poi ti avvicini e torni indietro. Devi trovare un po' qual è la sua soglia. Quindi se la sua soglia è qui, devi rompere la sua soglia e venire giù. Rompere e venire giù. Rompere e venire giù. Rompere. Fino a che poi dopo non riesci a magari a toccargli intorno. Bravo, bravo. Ah, ecco, un'altra cosa che puoi fare è metto la mano qua e mi aiuto un pochino con la corda e gli faccio abbassare la testa. Questo, e lascio. Bravo. Quelle, diciamo anche l'abbassare la testa è la prima cosa che... Bravo. Bravissimo. Comunque io ci ho messo quasi un mese per averla su fiducia in 2 secondi. Bravo. Bravissimo questo cavallo. Bravo. Eccolo qua. Eccolo qua. Eccolo qua. Vediamo. Adesso lo rimettiamo qua sopra. Adesso lo rimettiamo qua. Quando aumenti la velocità aumenta anche l'adrenalina, eh? Quindi è normale che si impauriscano di più. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? Maybe it will pass by, someone say.